Ercole ritorna a Brindisi, frase che fungerebbe da titolo per un improbabile colossal cinematografico, ma che di fatto segna il rientro nel capoluogo adriatico del famoso personaggio della mitologia greca in formato marmoreo. L'evento, in programma il 19 giugno, è stato presentato nell'ambito di una conferenza stampa svoltasi a Brindisi in mattinata presso gli uffici di rappresentanza della provincia. L'Ercole brindisino finalmente rivedrà la luce dopo un buio, quanto polveroso esilio, nei depositi del Museo Nazionale di Napoli. L'opera, quindi, avrà come nuova location, sicuramente più luminosa, una delle sale del Museo Provinciale di Bezzo per un periodo di 18 mesi, trascorsi i quali gli addetti ai lavori avvieranno le procedure per la permanenza definitiva. Un grande ritorno dunque che potrebbe rappresentare una risorsa culturale per il territorio e per i cittadini che potranno apprezzare e conoscere da vicino le opere e l'arte del passato, come confermano le parole del commissario straordinario della provincia di Brindisi, Cesare Castelli. Dovrà essere un volano per attirare turisti, persone che vengono sia da questa terra sia da altre zone, proprio per far conoscere il museo e poi la città, perché la città veramente merita di essere girata, è ricca di importanti opere e anche di importanti manifestazioni. Insomma, ancora qualche giorno, poi, per l'Ercole adriatico, sarà la fine di un esilio che durava da tempo immemore e che sembrava non avere fine.